Ho visto un uomo che moriva per amore. 10 ragazze per me possono bastare, cantava un modesto Lucio Battisti. Passati 40 anni, di donne ce ne vogliono almeno 30, anzi 33 per la precisione. Sono tutte le donne di Silvio Berlusconi che, secondo la Procura di Milano, si sarebbero prostituite con il Premier. Tutte maggiorenni tranne una, la ormai arcinota Ruby Rubacuori, che avrebbe avuto ben 13 incontri sessuali con il presidente del Consiglio fin da quando era sedicenne. E mentre Nicole Minetti, le more di Emilio Fede, hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini per induzione alla prostituzione, a fare scalpore la lista delle presunte escort presidenziali. Nell'harem del Bunga Bunga ci sono le gemelle napoletane Imma ed Eleonora Di Vivo, ex Isola dei Famosi. Poi le concorrenti del Grande Fratello Francesca Cipriani e Raffaella Fico. E per non far torto a nessun reality, dalla pupa il ecco che spunta Elena Morali. Come dimenticare poi Maristel Garcia Polanco, che da pupa si è trasformata in coloradina, e le tre miss nostrane Ambra Battilana, Chiara Danese e Roberta Bonasia. E per finire anche la meteorina del TG4 Alessandra Sorcinelli. 30 ragazze sono troppe anche per me, ha giurato Berlusconi, ma la lista è ancora lunga. E 10 ragazze così, che dico solo di sì.